Pronto? Pronto? Sergio? Ciao Giorgio, piacere. Ciao, carissimo, grazie per aver risposto al nostro appello. Innanzitutto buonasera, io buonasera. Ti ho chiamato semplicemente perché volevo sapere da te, visto che hai sviluppato un'applicazione di cui ci vorrai parlare questa sera, mi sembrava simpatico così sentire la tua viva voce. Come è nata questa applicazione, quali sono state le idee che l'hanno creata, come ti sei organizzato e come va appunto l'esito di questa applicazione da voi creata? Certo, allora il tutto nasce oramai un anno e mezzo fa, era l'autunno del 2010 e al tavolo di un ristorante con il mio compagno di master, un MBA ICT che ho fatto al Politecnico di Milano, eravamo insieme in un ristorante e abbiamo ordinato il vino. Il cameriere è tornato dicendo che la lista di che il vino era terminato e quindi abbiamo riconsultato un'altra volta la lista dei vini, abbiamo chiesto un altro vino e per la seconda volta è tornato dicendo che anche il vino, pur essendo presente sulla lista dei vini, era terminato. Poi finalmente abbiamo trovato un vino, insomma ci siamo messi un po' a chiacchierare. Era autunno, ad aprile di quell'anno era nato l'iPad, era stato lanciato sul mercato e l'idea della facile aggiornabilità fondamentalmente della lista dei vini ci ha fatto venire in mente che insomma con l'iPad questa cosa veniva superata. Poi entrando più nel merito, in realtà il fatto di avere la lista digitale non solo la rendeva molto più semplice da gestire, ma ci saranno molti altri a tu, quindi inserire più contenuti rispetto ai classici semplici nome, prezzo e annata. Ecco, scusami se ti interrompo, facciamo un esempio pratico, cioè uno arriva con l'iPad un cliente del ristorante va al ristorante, si siede, riceve il menù cartaceo oggi, idealmente, e poi generalmente, soprattutto nei ristoranti un po' quelli di un certo livello, arriva il librone, che è la classica carta dei vini, che può arrivare ad avere dentro anche 800-1000 vini. Oggi con Wine Amore, invece che ricevere una carta dei vini fisica, riceve un iPad e sull'iPad il cliente finale seduto al tavolo si sceglie il vino. Quindi praticamente si tratta di un accordo che avete fatto voi con il ristorante. Con il ristoratore, il nostro cliente è il ristoratore, esatto. Quindi voi avete chiesto ai ristoranti, ovviamente non li avrete sentiti tutti, una buona parte dei ristoranti di una certa classe, diciamo così, esatto. Avete chiesto la possibilità di inserire manualmente tutti la lista dei vini, con presumo anche i prezzi, dove uno può fare l'ordine tramite in modo digitale? È semplicemente il nostro cliente, noi vendiamo l'applicazione al ristoratore, cioè il ristoratore che vuole fare un passo in avanti con l'utilizzo della tecnologia eccetera, si rivolge a Wine Amore, ci fornisce la sua lista dei vini con i prezzi, i formati, i nomi delle cantine eccetera, ci dà le foto del locale, il logo eccetera, noi prepariamo la nostra applicazione personalizzata per quello specifico ristorante, che avrà una sua username e password, si scaricherà l'applicazione, la sua versione, col suo logo, le sue foto, la sua lista dei vini, e potrà portare quella al cliente sull'iPad suo, di proprietà del ristorante. E in più può andare sul sito nostro internet, nell'area riservata, e cambiare i prezzi, aggiornare le giacenze, eccetera. Poi questo è l'inizio, poi prevediamo. Quindi diciamo, vi sostituite voi al ristoratore per avere in internet praticamente la lista dei vini aggiornata. Esatto, esatto. Diciamo che l'implementazione primaria iniziale, diciamo il setup, lo facciamo noi internamente in blocco, facendoci mandare la lista in doc, in Excel, in PDF, quello che ha il ristoratore. Poi diciamo, day by day è lui che in autonomia si può aggiornare, aggiungere, togliere, cambiare, ad esempio aggiungere i formati. Capita spesso, abbiamo parlato con molti ristoratori, ma capita spesso che delle grosse tavolate, magari a pranzo, lasciano avanzate una tipologia di vino in varie mezze bottiglie
E quel vino lì oggi è difficile da proporre poi la sera a calice, perché dovresti stampare apposta la lista, eccetera. Invece col nostro servizio, lui nel pomeriggio va in internet, dice che quel vino è disponibile anche a calice, aggiorna l'iPad e quella sera stessa quel vino lì è disponibile. Nel momento in cui finisce o finita la serata lo può togliere e quindi è un grosso risparmio in termini di tempo. Perché stampare e ristampare le carte vini, soprattutto quelle spesse, fatte su carta bella, in pelle, eccetera, è un costo anche Ecco. gestirla, quella carta dei vini. Certo, E ecco, quindi. tu mi dicevi anche che questa idea comunque è stata molto ben apprezzata, soprattutto a livello locale, perché avete Sì. vinto come diciamo miglior startup nella zona di Bergamo Bergamo, e poi esatto. siete diciamo emigrati anche, avete partecipato anche al miglior startup Lombardia, siete arrivati secondi, quindi Secondi. voglio dire, questa idea è stata molto ben apprezzata. Sì, devo dire che l'idea piace, siamo anche andati in finale alla Startup Initiative l'anno scorso di Intesa San Paolo e stiamo avendo un po' di contatti con fondi di investimento, però sono cose lunghe. Però insomma, necessità ne abbiamo di investire all'inizio perché entrare in un mercato così anche distribuito territorialmente non è facile. Però l'idea è buona, il prodotto è vincente, piace molto, i clienti che abbiamo, ne abbiamo anche presi in Olanda, già all'estero. Stiamo rilasciando in questa settimana la versione 1.5 che ha tutta una serie di cose in più e continueremo a migliorare l'applicazione nel tempo. Ecco, una startup classica è formata da un buon programmatore, uno che fa marketing e solitamente sono le due figure principali. E Sì. nel vostro caso invece come siete organizzati? Ma noi siamo in quattro addirittura, tutti e quattro troppo vicini alla quarantina oramai, diciamo manager, ex manager di aziende principalmente a profilo tecnologico. E le figure ci sono io che sono la figura più appunto di marketing e anche controllo di gestione, tutto sommato ho un background in quell'ambito, soprattutto nel mondo del digitale. Poi abbiamo Carlo, che è una figura principalmente commerciale, che infatti è la persona che segue tutta la parte commerciale. Poi c'è Stefano, che invece è quello che ha il background tecnologico, è CEO attualmente e si suddivide, diciamo, tra l'attività di CEO e l'avvio di Wine Amore. E poi abbiamo un quarto socio che è il mago, diciamo, dell'usabilità, è l'esperto nel creare l'applicazione dal punto di vista di usabilità lato cliente, lato end user. È un Ecco, scusa manager. se ti interrompo, ma dobbiamo anche velocizzare Certo. per non rendere magari troppo ampia la nostra intervista, che comunque potrebbe proseguire se ci dirai anche se sicuramente avrai in mente ancora qualcosa, sta macinando ancora qualcosa nella tua testa, perché di solito chi inizia poi non finisce più. Questo per esperienza anche di qualcun altro che ha fatto startup, che abbiamo intervistato e sta già programmando la prossima. Ecco, come si chiama? Dove si scarica? Avete un sito di riferimento? Assolutamente sì, l'applicazione e l'azienda, la startup stessa, stesso nome, Wine Amore, che è un nome che ci piace molto Wine in perché inglese, wine vino. inglese, amore italiano, è un nome molto internazionale, noi puntiamo al mercato sia locale ma anche e soprattutto estero. Amore è un nome, è un forte italianità, così come il mondo del vino, non, il vino italiano è il più apprezzato a livello mondiale, per cui diciamo che il brand è già bell'e pronto per scalare anche a livello internazionale. Ecco, un'ultimissima domanda. Voi avete questa applicazione attualmente per l'Apple, Solo giusto? per iPad, solo Ecco, iPad. pensate di svilupparla anche per altre piattaforme e soprattutto, siete sbarcati in America con la vostra applicazione, che è il mercato maggiore? Allora, in America non siamo ancora presenti, anche se abbiamo avuto un po' di ristoranti che ci hanno contattato, clienti attivi oggi no, ma siamo in trattativa. Oggi siamo presenti solo su iPad, ma prevediamo nell'arco del prossimo anno di fare anche una versione con interfaccia per altre piattaforme, principalmente Android. Bene, io ti ringrazio, ti faccio i complimenti e ti Grazie. vorrei sentire ancora per la presentazione della nuova applicazione. Va bene, grazie a te per l'opportunità e a presto con buoni aggiornamenti da parte di Wine Amore. Grazie, ciao. Ciao.